Avete visto come si trova la distribuzione di frequenza per quel biliardino. E per questa macchina? È formata da 16 quadrati di cartoncino montati in modo che possano ruotare. Una faccia è bianca e l'altra è nera. La luce diffusa da questi quadrati è misurata da quel fotometro là e il risultato proiettato sullo schermo. In questo istante metà dei quadrati sono bianchi, metà sono neri e la lancetta segna 8. Ora il dottor Ivy girerà i quadrati in modo che tutti mostrino il lato bianco. Ora? Sì, ora. Vedrete che la scala dello strumento legge direttamente il numero dei quadrati bianchi che sono visibili. La lettura ora è 16. È meglio provare anche con i quadrati tutti neri. La lettura da zero, non essendoci quadrati bianchi. Ora il dottor Ivy farà girare i quadrati mediante un ventilatore. Alcuni deve spingerli anche a mano. Adesso li farà fermare facendo scorrere una persiana dietro l'apparecchio. La lettura da 8. Ora ripeteremo la prova parecchie volte e ve ne mostreremo i risultati. Si può aspettare che il risultato più probabile sia 8, corrispondente a metà quadrati bianchi e metà neri, ma ci sono delle grosse fluttuazioni. 6. Per ottenere la distribuzione di frequenza giusta, dovremmo ripetere la prova per molte volte. Non credo che ci resisterei. Non devi preoccuparti, perché per questa macchina so calcolare la distribuzione di frequenza. Ora vedrai. Quando giro uno di questi quadrati, esso si fermerà dal lato bianco o da quello nero. Non posso prevedere quale. Ma non vedo alcuna ragione che gli faccia preferire il bianco invece del nero. Allora, per cominciare, supporrò che le due alternative siano ugualmente probabili. Ora tutti i quadrati girano uno indipendentemente dall'altro. Perciò il risultato finale è l'effetto globale di 16 eventi casuali indipendenti. Come posso calcolare le probabilità dei 17 differenti risultati possibili? C'è solo un modo perché siano tutti neri o tutti bianchi. Perciò questi due risultati saranno ugualmente probabili e per giunta poco probabili. Guardate ora questa disposizione dei quadrati. La probabilità di questa disposizione particolare è assolutamente la stessa di quella coi quadrati tutti bianchi o tutti neri. Lo strumento però legge l'effetto globale e non può distinguere fra questa disposizione e un'altra qualsiasi con 10 quadrati bianchi e 6 neri. Perciò la probabilità di una certa lettura dello strumento dipende dal numero di modi diversi con cui tale lettura viene prodotta. Ci sono 16 modi diversi con cui tale lettura viene prodotta. Ci sono 16 modi diversi di avere solo un quadrato bianco o uno nero. Dunque queste due letture sono ugualmente probabili e 16 volte più probabili di questo. Si può andare avanti e trovare in quanti modi diversi si possono avere due quadrati bianchi o due neri. Sono
120 modi diversi. Sono già fuori scala, però ho già pronta la distribuzione di frequenze. Ed eccola qui, in scala ridotta. Potete vedere che i valori calcolati prima si vedono a malapena e che l'8 è il valore più probabile. Forse potreste provare a calcolarvelo da soli. Però bisogna ricordare che quando si fa un conto di questo genere, si deve fare poi un esperimento per controllarlo. E ora ho là un'altra macchina simile a quella di prima, a quadrati rotanti. Qui ci sono 256 quadrati, entro un'identica area. L'effetto globale in questa macchina è dovuto ad un numero molto più grande di eventi casuali indipendenti. Qual è la distribuzione di frequenza adesso? Per 16 quadrati la lettura 8 era più probabile delle altre. Per 256 quadrati la lettura 8 è molto più probabile di qualsiasi altra lettura. È tanto più probabile che posso quasi dire con sicurezza quale risultato avrò girando i quadrati. Prevedo una lettura 8. Proviamo. La previsione è giusta. Proviamo ancora. Ancora 8. Stavolta le fluttuazioni sono molto piccole. Questa lettura è prevedibile. Ecco perché abbiamo detto all'inizio che l'effetto globale di un gran numero di eventi casuali è ben prevedibile. Ora, finalmente...